Repubblica. E talk show di Nicola Porro. No. Buonasera Giancarlo Palumbi, Quarta Repubblica, ci ha citati prima. Ma io le faccio una proposta, non una domanda. Questa cosa, lei prima ha detto gli intellettuali. Ho detto che fate non quadrato, voglio fate parlare rito, con voi ed è un mio diritto non rilasciarvi intervista. Scusate il ritardo, c'era anche una troupe di Quarta Repubblica che cercava non di intervistarmi, di fare squadrismo mediatico. Ma che cosa sei dice? Un provocatore. Ma che cosa sei dice? Vattene con sto libro di merda! Vattene con sto libro di merda, testa di cazzo, motte meno pure! Ma cosa sta facendo qua? Lei? Vattene! Volevo disturbarla un attimo. Non lo faccio con Quarta Repubblica. No, ma volevo disturbarla un attimo, le spiego. No, le spiego perché. Perché volevo farle vedere un video di una nostra inchiesta. Sì, sì, la conosco, ma io non faccio le cose con Quarta Repubblica. No, no. Vergognatevi. È del tutto chiaro Cavalli che secondo me vergognatevi, è molto meglio dello squadrismo. Studio, scusa, troppa gente fica, io e Cavalli ce ne andiamo. Non avevo capito che era così grave. No, ma invece vergognati. No, ma vergognatevi va bene. Il problema è lo squadrismo, perché vergognatevi va benissimo. Il problema reale di questo nostro tempo, al di là di destra o di sinistra, è che è andato a frantumarsi un blocco sociale che prima si riconosceva seppur con idee diverse, se ci pensi. Questa è la dimostrazione. Cioè no, spiegami bene. Io sono d'accordo con te, cioè noi ormai sembra che abbiamo perso il valore del dialogo e del confronto, anche durissimo se ci pensi, no? Ed è come se il confronto lo rinunciamo, ci rinunciamo e lo rifiutiamo faccia a faccia. E te lo dico io perché faccia, però Cavalli, diciamo. Perché io con il confronto si fa con chi riconosci, esatto, che possa avere il tuo, sia un tuo interlocutore, no. Io ho il timore che alcuni considerano, a differenza tua di Cento, di Telese, di Oare e tanti altri amicone, che non ci considerano un interlocutore. Questa è la cosa che più mi brucia. Però non perché non è che non ci dormi la notte, no? Non trovi altri ospiti, però. Non hanno ancora letto. Ma non riguarda me. La questione non riguarda Quarta Repubblica. No, un attimo, amicone. La questione riguarda la politica.